interessante farlo dal vivo, era interessante vedere le espressioni della gente, del pubblico che ci ascoltava, anche perché c'erano elementi particolarissimi, come per esempio il nostro amico Beppe, che con il registratore in mezzo alle persone faceva sentire delle cose mentre noi si suonava, oppure le campane facevano parte anche loro della composizione. Era una cosa particolare. È stato il mio primo, la mia prima esperienza in studio, perché dopo il concerto andammo in studio a registrare il disco e quindi me lo ricordo anche per questa cosa qui. Nel 1998, al momento culminante del gruppo, in un momento in cui avevamo un repertorio molto vasto che, come dicevo appunto, spaziava dalla musica pop alla musica improvvisata, ad alcune incursioni nella musica jazz, alle contaminazioni più strane con altri generi musicali, la Vaga Orchestra subisce un brusco arresto, perché io poi fui invitato a Berlino dal DAD e quindi passai un anno lassù. Mantenemmo i contatti, e facemmo alcune prove a Berlino dove i ragazzi mi raggiunsero, e poi diciamo nel 1999, al mio ritorno, ricominciamo l'attività.